Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. E qual è il modo migliore per iniziare un nuovo video? Fare un bel lunghissimo feeding video. Qualcosina l'ho già preparato, sarà un feeding video infinito. Direi che possiamo andare da destra verso sinistra sullo scaffale. Ho anche mutato già poco questa. Stanno andando tripebi. No, aspetta. Confondo. Una Nando Carapoensis, non so perché. Ormai vedo tripepi ovunque. In tutta la sua magnificenza. L'ho sessata, è una femmina, la muta gliela lascio dentro. Mettiamo un po' di acquetta. Secondo voi ha ancora fame? Secondo me sì. Non mi puoi perdere la prima. Oh, dai, un po' più di ingordigia. Vabbè, glielo lasciamo dentro che tanto sicuramente se la pappa. Qua c'è una gran mostola Porteri. Ok, il tuo forte non è la caccia, poi io schiaccio la testa e lascio dentro, che non c'ho tempo a perdere qui, e qui dobbiamo fare il video, andare avanti, bisogna stare 60 minuti a aspettare che tu mangi. Un po' di acqua, vediamo, qui abbiamo una fanoverma Semanni. Ok, ci sbatta, ci diamo ancora un po' di acqua, con la mia bella tanichetta, vado a riempire la piscinetta. Qui dentro c'è una Balfuri. Vabbè, mangerà. Altre Semanni. Questa è una femmina. Spero tanto che quello di prima sia un maschio. Così. Oh. Che sfumature blu che ha. Non perdiamo tempo che abbiamo 5 miliardi di nutrire. Questi, per chi mi segue sui social, sono i nuovi contenitori che ho messo disponibili. Questo è un maschio di Nandu Chromatus.
Solo che quelli che ho messo sul sito sono già forati, non hanno le grigliette. Comunque sono forati. Cosa bella di questi contenitori è che sono impilabili anche quando ci sono sulle chiusure, perché hanno sì le chiusure di sicurezza, però nonostante hanno le chiusure di sicurezza, danno la possibilità di essere impilati, che questo è super comodo come cosa, perché salvare spazio è importantissimo per allevare i nostri animali. Qui abbiamo una bella lagedora e una gran mostola pulcripes. Oh, un po' di soddisfazione qua, eh. Non avere una lagedora in allevamento? Tutti devono avere una lagedora in allevamento. Tutti scavano come dei trattori. Sono voraci, diventano giganti. Lei no. Ho realizzato anche le chiusure per i contenitori, quelle dell'IKEA. Solo che hanno un difetto, che sono leggermente grosse e vanno un po' a dar fastidio quando vai a impilare i contenitori, a differenza dei miei che sono perfetti. L'Asiodora Clugi. Qualcosa di un po' sostanzioso. Oh. Animali che regalano emozioni. Intanto vado a dare anche l'acqua con la mia bella tanichetta da 5 litri. Ho un maschio maturo, ma è veramente enorme. Io non so, ragazzi, non vorrei che diventi la mia femmina la preda. Girerebbe un po' le scatole. Qua c'è la femmina di Formictopus atrichomatis, che come per magia è diventato un maschio maturo. Io mi segno anche tutti i nomi da chi compro. E adesso arriverà il conto qui. Non mi do da mangiare che tanto non mangio. Qui abbiamo una femmina di Balfuri che vuole scappare sicuramente. Tacca magnato. Magnata. Bravissima. Very well. Abbiamo un'altra femmina di Balfuri, sperando che mangi anche lei. Bravissima. Queste sono state tutte accoppiate. Questa ha deposto. Ne ho deposto quasi tutte le Balfuri che ho accoppiato, solo che ho avuto un problema nel precedente magazzino, che la temperatura è salita a 40 gradi e i cocoon giustamente sono diventati più secchi dei cracker della Pavesi. Capita, capita. Però è bello quando le sfighe arrivano tutte insieme. Quindi ne ho avute altre di sfighe, ma non sto qui a deliziarvi con tutte le mie sfighe. L'importante è andare sempre avanti. Adesso. Oh, ma è scura questa. Mi gusta. Bravissima. Sbrana tutto. Sbrana tutto e così viene qui.
Una lasiadora Paraibano. Chissà se mangia. Perché ha mutato da poco. Quanto pare da troppo poco. Però. Ok, sì, scusa. Donna Burisiati. Un po' di sete. E questa breve gli farò anche un rehouse che proprio adoro rimettere in plexiglass, però sta un po' strettina e voglio valorizzarla un pochettino di più. My little baby.